Trevigiano, che fa l'assessore regionale, nella vita fa l'avvocato, Pietro Foroni, che non si presentò a quella manifestazione lì. Perché poi, cioè, non è che c'è bianco e nero, no? Ci sono le sfumature anche abbastanza evidenti. Sulla questione dei sindaci sono d'accordissimo. Dico, per intestarsi adesso, caro Morelli, il garantismo e mettersi addirittura con i radicali, che hanno fatto, diciamo, di quello una battaglia storica, però prima bisogna fare un esame di coscienza, perché altrimenti Guardi, sembrerebbe, Getti, ma non tanto per il mio caso, lascia perdere... Scusi, Getti, non l'ho voluto citare, ma uno dei miei migliori amici, Edoardo Rixi, è stato messo alla gogna, anzi, peggio, perché pure... è stato condannato in primo grado per una vicenda, diciamo, oggi pruriginosa, visto che c'è stata l'assoluzione, spero definitiva, perché anche nel suo caso purtroppo potrà essere... Io provo a interpretare. Cioè, Ugenti dice, prima di diventare garantisti bisogna dire, ma è più così, non so come dire. No, cioè, alcuni gesti non li facciamo più, cioè è una cosa proprio facile, esatto. Credo. Ma è più così. Uno dice quello... quel gesto non lo facciamo più e poi si fa la battaglia garantista. Questo ha chiesto Getti, mi pare di capire. Sallusti, che ne pensi, Alessandro? Ma penso che giustamente la politica